Sì, ci sono le sfide, c'è il divorzio, questa è una grande sfida, anzitutto non tanto solo per le coppie, ma per i figli. Non si parla abbastanza dei figli che soffrono, perché qui c'è la madre, qui il papà, e girano tra di loro. Un weekend qui, la settimana qua. Queste sono le situazioni dure, dei quali dovrebbero parlare anche il sinodo, un po' di più. Mi manca nel discorso del sinodo questo sguardo al quale ci invita Papa Francesco, lo sguardo di compassione con coloro che soffrono. E sono nelle situazioni di crisi, sono prima di tutto i figli. Il dramma, comincia quando viene la solitudine, perché, all'inizio della storia umana Dio ha detto non è buono che l'uomo sia solo. E quanta solitudine nella nostra società, a causa dei fallimenti di matrimonio. Uno rimane solo, non ritrova, non può, non vuole ricominciare un'altra relazione, anche perché alcuni hanno, molti dicono, no, io sono sposato, io ho promesso di essere fedele fino alla morte. Allora, se il compagno, il marito, la moglie mi lascia, io non lascio, e anche questo mi manca finora nel discorso del sinodo, la lode di queste persone che danno la testimonianza di fedeltà attraverso la sofferenza.